A 40 anni dalla pubblicazione del doppio LP La Buona Novella, la musica di De André della PFM rivive in un doppio CD riarrangiato dalla storica band italiana. Brani celebri come L'infanzia di Maria e Via della Croce sono rivisitati secondo il tipico stile della premiata Forneria Marconi, fatto di melodie visionarie ma soprattutto di rock allo stato puro. È proprio un lavoro di gruppo questo, in tutti i sensi. E ci piaceva proprio come idea quella di rivisitare e sfidare questa opera concettuale straordinaria, forse la più pura di Fabrizio come album concept, proprio anche nel modo in cui lo ha fatto, con la sua voce, la chitarra e poche cose intorno, anche se chiaramente l'abbiamo suonata noi all'epoca. È stata una bella sfida, perché rifare quello che avevamo fatto nel 79 con brani molto più popolari ovviamente di quanto non lo siano le composizioni della Buona Novella, era una sfida importante. Tanta musica che serve per far immaginare questo testo e vedere come se fosse un effetto speciale, un po' la tridimensione del testo che c'è nel testo, la tridimensione dalla musica. Abbiamo fatto questo lavoro proprio perché ci piacciono le sfide, ci piace metterci sempre in discussione, e il fatto di averlo fatto dal vivo e poi sul disco ci ha permesso di capire in sintesi che cosa andava messo e che cosa era troppo, cosa era troppo poco. In realtà potevamo farlo anche più lungo, perché sappiamo che la gente non si annoia mai a sentir suonare. E abbiamo arrangiato la musica di Fabrizio nello stesso modo che abbiamo musicato i filmati di Stati Immaginazione, e questo, diciamo, le due cose si equivalgono, e in più qua abbiamo potuto aggiungere tutta una serie, è come se avessimo fatto uno Stato di Immaginazione con in più delle cose aggiunte in mezzo, eccetera eccetera. Cioè, ogni musicista ha un filtro al di sotto del quale non scende, non nella qualità di quello che cerca di fare, e man mano che tu cresci, man mano che tu impari a suonare, questo filtro si alza sempre di più, ed è lui che determina la qualità delle cose che tu fai, no? Il filtro della PFM è molto alto, proprio perché ha 40 anni, 45 anni insomma di esistenza, ed è questa che, più che a qualsiasi altra cosa, è la cosa nostra, è questo filtro, ma non tanto la musica che facciamo può essere di qualsiasi tipo, noi ci troviamo bene in qualsiasi tipo di cosa. Oggi non c'è la rivoluzione in atto, i giovani non hanno in mente la rivoluzione, ma forse attraverso la musica scoprire questo testo, che invece è molto rivoluzionario, può permettere alla gente di cominciare a prendere coscienza di se stessa, a porsi delle domande, in modo che mettiamo un po' da parte le indifferenze e cominciamo a capire che l'umanità è fatta di tante cose, bisogna andare a scoprire.